delle attrici che popolano il mondo cinematografico di questi anni o anche dei decenni precedenti, ce n'è una che ami, alla quale ti piacerebbe dare la tua voce? Mi sarebbe piaciuto doppiare Deborah Winger. Oh, wow! Sì, e anche Emma Thompson. Oh, hai detto niente! Sì, tantissimo. Wow. Però ho doppiato una volta Vanessa Redgrave e ti giuro che quando ho visto il film Isadora Duncan, sì? Dove lei interpretava appunto, sì? La famosa danzatrice, lì dissi quanto mi sarebbe piaciuto doppiare Isadora Duncan, cioè il personaggio, certo, con l'immagine di Vanessa Redgrave. Uh-huh. Sì. E? Sì. È successo? No, sì, ma... no, non è successo purtroppo. Non è successo, non ancora. Ma importa, cioè, non ancora, perché comunque ci sono le riedizioni, capita di ridoppiare magari cose. Ma ho doppiato anche Lauren Bacall in un film sconosciutissimo, tra l'altro. Ma dai, e film in bianco e nero? E anche Gina Rowlands ho doppiato. Ah, però. Sì, quindi film magari meno famosi, però sì, molto belli. La tua è una delle voci... Per me una delle più belle d'Italia e tra l'altro proprio per questa ragione poi sei stata contattata per essere voce anche di importanti multinazionali, sei tuttora forse la voce che guida, dice sì, gira a destra anche un tot di metri. Noi siamo pronti a fare di tutto, a fare di tutto, il nostro lavoro, certo, è bello perché vario. Quindi anche il teatro, ho fatto anche tanto teatro, anche se adesso è qualche anno che non lo faccio più, però prosa radiofonica, insomma lo sai benissimo, fai lo stesso mestiere, certo. Cui sai quanto ci divertiamo a fare cose varie, oggi un turno di doppiaggio, domani uno spot, poi uno spettacolo teatrale, senza necessariamente... Ecco, la cosa che, una cosa diciamo bella del fatto di aver scelto questo lavoro è che pur avendo avuto delle possibilità da ragazza, io non volevo diventare famosa, cioè non volevo... fare l'attrice di cinema, queste cose qua. In quel senso, cioè, ho detto, io vorrei fare un lavoro dietro le quinte, la radio, partendo dalla radio, cioè, amando il microfono, insomma, lavorando proprio. Quello ho sempre sognato e quello alla fine ho fatto. Poi fai magari qualche spettacolo, delle cose, qualche po' di cabaret ho fatto negli anni scorsi. Però, cioè, alla fine mi piace ritornare in questa sala con la luce, un la lucetta sul leggio, uno schermo sul davanti, il copione cartaceo che puoi pastroniare. E sentire in cuffia attrici meravigliose da doppiare. Quali sono le caratteristiche che deve avere un bravissimo doppiatore, una bravissima doppiatrice, e come arrivi a dire questo doppiaggio è ben fatto? Perché sappiamo benissimo che non è solo una questione di sync, di prendere Guarda, il sync. Certo. Quello è come andare in bicicletta. Un doppiaggio è ben fatto quando tu non ti accorgi che c'è il doppiaggio. Io adoro! Guarda, stavo aspettando questa risposta. Ah, davvero? Ma contenta, sì, perché in effetti... Tu devi sederti al cinema e non pensare a chi ci sta dietro. È verissimo. Cioè, tu devi pensare che quell'attore sta parlando con la sua voce e invece è un doppiatore che gliela sta donando, ok? È uno scambio, no? Tra attore e doppiatore. Certo. Se tu non ti accorgi del doppiaggio, è un buon doppiaggio. Se ti accorgi, senti qualcosa che non va, cioè stride, quindi non è finita la magia, insomma. Credi che in questo una buona parte di responsabilità sia attribuibile al direttore di doppiaggio che sceglie le voci per i vari personaggi? Insomma, un po' sì. Il doppiatore sbaglia le voci, anche il doppiatore che è stato messo su un ruolo che non è proprio il suo, è a disagio, quindi magari non può dare il meglio di sé. Invece, mi viene da farti un'altra domanda, Patrizia, attenzione. A questo punto. Quando tu hai un cast da preparare, sì, ti viene affidato un film, deve essere doppiato e tu hai l'elenco dei personaggi. Sì. Credo che tu ti guarderai il film almeno un paio di volte in lingua originale, cioè lo conosci, certo, come le tue tasche e tutto. Hai un criterio con cui decidi a quale doppiatore assegnare un determinato personaggio o viceversa? Sì, no. E su cosa ti basi? Non sempre sulla voce. Esatto, appunto. Ecco, perché a volte scelgo la voce, cioè il doppiatore per il temperamento, per il carattere, okay, per il potenziale che ormai conosco un po' di tutti. Sì. E quindi, cioè, so che quel doppiatore, attore, sì, importante che sia un attore, saprà rendere quella personaggio, quel volto e quel carattere, anche se non ha la voce uguale a quella dell'attore. Cioè, se io penso a Marlon Brando, che aveva una voce quasi afona, eppure gli è stata data questa voce così virile che ha fatto di lui un mito, ma ovviamente non solo la voce, però, certo, ha contribuito sicuramente. Certo. Poi se tu ascolti, non so, un film come Sayonara con Marlon Brando, che pochi conoscono, cioè senti l'originale, bravissimo, ovviamente nulla da dire, però dici, cavoli, però il doppiaggio come l'ha reso bene. E quindi è quella, cioè non difficilmente, sì, ok,
può succedere che magari c'è la voce, ah, mi ricorda, però poi dici questa voce che ho a disposizione non riesce a rendere quel carattere, bella, è uguale ma no, allora preferisco optare per un'altra voce magari diversa dall'originale ma che appartiene a una persona che ha nelle corde, che ha magari più pancia, più, certo, più intenzioni, il temperamento, ecco. A volte succede, qualche volta, la somiglianza. Anche fisica? Sì, a volte sì. A volte mi è capitato che il doppiatore entrava, ecco l'aneddoto, entrasse Patti in sala, guardava il personaggio, ah ma identici proprio, se mi è capitato, non tantissime volte però, qualche volta sì. È questo l'aneddoto voce che volto cercavamo. Ah, sì. E quindi questo doppiatore è rimasto folgorato, sì, ha visto folgorato, se stesso, sì, sì, l'ha visto, il suo alter, sì, ego, sì, sì, sullo schermo, e ha detto, caspita, cioè mi assomiglia tantissimo. Pazzesco. Caspita, e com'è andato quel doppiaggio? Benissimo. Addio, immagino. Sì, 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 sì. Perché poi ovviamente, non, guardi, cioè, c'era solo ovviamente la somiglianza fisica, certo, ma proprio, cioè, no, aveva la somiglianza più quella cosa che cercavo, cioè il temperamento, quella forza, insomma. Infatti, se tu hai notato negli ultimi anni, adesso magari per altri motivi, però non sempre le voci sono le stesse sugli attori famosi. Può capitare che, non so, per dire una Julia Roberts, non è sempre doppiata da Cristina Boraschi, a volte da Laura Boccanera. Dipende dal ruolo che è. Sì. Dal personaggio, cioè, dal carattere del personaggio. Nothing Hill era Laura Boccanera. E ci stava da Dio. La Boraschi non ce l'avrei vista. Ma la Boraschi è straordinaria su Pretty Woman e tanti altri film. Certo. Però se la giocano un po' loro due, e sono tutte e due bravissime. Certo. E nel ruolo giusto, perché non sempre la voce che fa il personaggio. E questa è una cosa importante. Ce lo dimostrano i nostri colleghi. Caspita, ma sai Patti, tante volte, e credo anche a te sia capitata la stessa cosa, ti arriva qualcuno che non fa parte dell'ambiente e ti dice, io ho una bella voce, almeno così mi dicono, posso fare il doppiatore. Quante volte l'ho sentito dire, mamma mia. È solo che non è così matematico, cioè il fatto di avere una bella voce può servire sicuramente. Però non basta. Ma non basta. Allora, che cosa consiglieresti a chi volesse intraprendere questa carriera? Ti arriva il ragazzo, la ragazza entusiasta che ti dice... Studiare recitazione e dizione subito. Cioè non cominciare dal doppiaggio, devi partire dal teatro. Quindi prima di tutto, come per qualunque altro mestiere, cioè se fai il medico non è che vai a fare appendicite o cose senza avere una laurea, no? Anche fare il doppiatore è un mestiere. E quindi prima bisogna essere attori e poi eventualmente anche doppiatori. Ma si deve partire da lì. Le scuole, diciamo, quelle patrocinate, cioè se non a Milano, le scuole patrocinate dal comune sono sempre l'accademia, certo, e la piccola, diciamo, no? Under 26, fino all'età di 26 anni. Poi dopo, se decidi di fare dopo questo lavoro, sei costretto ad andare alle scuole, diciamo, a pagamento. Certo. E quindi li devi sborsare magari un po' di quattrini per fare magari dei corsi un po' raffazzonati. Sempre meglio, insomma, scegliere scuole che abbiano una tradizione, siano conosciute, ci sia anche un buon passaparola, perché di solito quello è molto... Però il ragazzo o la ragazza devono avere una formazione vera, perché se tu parti dalla scuola di recitazione, cioè se sei un attore, tu puoi affrontare qualunque personaggio nel doppiaggio, comunque una buona parte. Se no, come piangi, come ridi, come ti arrabbi, come vai a trovare la forza dentro di te per esprimere e per tirare fuori i tempi di un altro attore. Cioè, lavorare in teatro non dico che sia facile, però lì almeno ti muovi, hai la mimica, l'espressione del volto, dei tempi diversi, e interpreti un personaggio dall'inizio. Doppiando un attore devi essere ancora più bravo, perché devi rispettare i tempi di un altro personaggio. E quindi metterti, piangere come al lui, tuo ridere al suo servizio. Assolutamente, sì, cioè sì. Rimani veramente al servizio dell'attore straniero. Sì, sì, sì. Devi rispettare. Rispettando, esatto, quindi non c'è spazio per l'ego, diciamo, in questo lavoro. No. Devi proprio... Poi ognuno mette del suo, ovviamente. Ovvio. Però si vanno a cercare, giustamente, come dicevi tu prima, Patrizia, le persone che hanno un vissuto, comunque delle caratteristiche di temperamento, di personalità, che, possono andare bene, sono compatibili con quelle del personaggio. Sì, pur non avendo magari la voce uguale all'attore, non sempre si gioca su quello. Sì, poi c'è l'illuminazione, c'è cavoli, questa voce è proprio uguale, identica a... Però sono casi rari, sì, credo, sì, vero? Sì. È più quello che conta è quello che hai dentro, insomma. Siamo addirittura d'arrivo
Patrizia Salmoiraghi al J Talk Show, la voce, the voice per quanto mi riguarda, anche un punto di riferimento importante, devo dire, nella mia carriera di doppiatrice, perché Patrizia, tu sei sempre stata nella mia vita in qualche modo. Ci siamo sempre tanto amate. Dall'altra parte del vetro, io ho dei bellissimi ricordi con te, dalla direzione delle Tartarughe Ninja alla riscossa, a quella di... La famosa Irma. Era una ragazzina. Poco più di una ragazzina, veramente, Patrizia, ma poi anche... film, mi ricordo che abbiamo fatto qualcosa di recente, anche recentemente per la Disney. Sì. Abbiamo fatto, dove tu facevi un personaggio anche torbido. Ero l'assassina. Abbiamo spoilerato, non possiamo dire il titolo del film. Ormai. Esatto, così a voi la sorpresa. Esatto. Patti, è stato bellissimo averti nel talk show. Grazie. Sono io che ringrazio te, sono contentissima, felice di averti avuta qui al mio fianco. E anche, come diciamo così, incoraggiamento per tutte quelle persone che ci seguono, e sono tante, sai, che poi vorrebbero darsi al doppiaggio, entrare in questo fantastico mondo. L'importante è farlo seriamente. Esatto. Ecco. Allora do una mano. Bravissima. Cioè, con i miei allievi io sono così, magari un po' spietata, posso sembrare un po' dura, ma lo faccio a fin di bene. Certo. Perché non deve essere un mestiere che va preso sotto gamba, come si dice in gergo. Certo. Deve essere seria la cosa. Molto seria. Fare il doppiatore, no? Prima devi studiare, come per tutti i lavori. Dai. Concordo al 30 miliardi per cento. E aggiungo un'altra cosa, Patti, che poi nei titoli di coda hai il tuo nome, cioè non solo il nome della direttrice o del direttore, ma anche il nome e cognome del doppiatore e della doppiatrice. Esatto. Quindi se hai fatto un pessimo lavoro, un lavoro che sarebbe stato perfezionabile o migliorabile, eccetera, invece l'hai lasciato un po' andare, caspita, cioè questa cosa rimane. Sì. Rimane nella memoria dei tuoi fan, rimane nella memoria, insomma, così rimane su Google, googolabile. Esatto. E non è tanto bellino neanche per noi, non è certo un segno di un indice di professionalità. Chiudiamo con un bel cuore, così con le dita. Patti, sono felice di averti avuta qui, come ti dicevo un momento fa, e ti auguro il meglio per un futuro veramente. Sempre nella sala con la lucina a illuminare il leggio, fantastico, sì. E dall'altra parte del vetro a persone belle che hanno voglia di fare questo lavoro, a fare quello che stai facendo magnificamente, perché è vero, sei una delle direttrici più un po' severe da quest'altra parte del vetro, ma sono onesta, puntini ti dice quello che è, e quando tu esci ho sempre avuto questa impressione con te, Patti, cioè di uscire magari dopo aver sudato le fatidiche sette camicie con la soddisfazione di aver fatto un bellissimo lavoro. Sì. E quindi grazie anche da parte mia personalmente, perché ho sempre lavorato molto volentieri con te, sono sempre stata anch'io molto soddisfatta del risultato finale. A voi tutti, alla prossima. Ciao ciao. Ciao. Bene. Super, Patti. Super, Patti.